progressivo, obbligatoriamente più. Mi chiedo anche che non è stato il contratto civile. E questo le cose che io voglio andare a vedere e dare un giudizio rispetto a questo bilancio. Poi ritengo che, proprio per le cose che diceva prima sulla questione della situazione civile reale, che non ci sono sentenze definitive su questa, e poi le tecniche provvedimenti dobbiamo avere da dare a questa civile reale, ma è pur vero, caro sindaco e caro avvocato Tutto, che noi in un bilancio di direzione abbiamo assunto le responsabilità, una tendenza che non era eseguita, che riguarda il CPRD, e aveva delle garanzie che doveva, stava più di al momento per una transazione, e non c'era una tendenza eseguita, ci avete fatto assumere delle responsabilità. Oggi io dico, in virtù di questo, oggi è il tema, uno ne sente che lo dico solo il fatto di questo procedimento che sta andando avanti. Io come organo di controllo deve avere la conoscenza quali sono questi per dare un giudizio in merito e per dare un parere rispetto a quelle che noi stiamo andando avanti e che non prima cosa. Se non c'è chiarezza in questo, ecco perché è una parola, è un bilancio non definito. Ecco che non ci sono tutta la documentazione agli altri, è un bilancio che noi non possiamo dare un giudizio per il nostro errore che abbiamo. Allora io cosa le chiedo? Non chiedo valore del conto, non chiedo valore, io chiedo conto documenti, atti che a me la legge mi obbliga di guardarli e di dare un giudizio. Se non ci sono questi, di che cosa parliamo? Allora ecco, io mi riservo e ripeto, per ancora rispondere al Presidente del Consiglio, oggi nel momento stiamo ancora discutendo di chiarire alcuni aspetti per poi affrontare il ragionamento. Perché io dico che oltre a questo, questa documentazione andrà, e lo chiederò perché guarda, per la prima volta io intervento sul bilancio, oltre l'ho sempre fatto al ruota libero oggi, che mi interverrò di mano dopo, Presidente, c'è un intervento per iscritto che pretenderò che questo mia dichiarazione dovrà andare alla Corte dei Conti, alla Procura della Corte, oggi che già l'avete mandato, mi interverrò dopo, ma so anche che, come siamo là. Allora chiede che questa mia relazione dovrà essere una relazione che scattarsi e mandata agli organi competenti per assumerci le responsabilità tutti quanti. Io metto di avere una risposta rispetto al bilancio di credo che è un diritto
che debba esercitare in maniera coerente e in maniera costruttiva ogni singolo consigliere comunale, che in riferimento a determinate problematiche chiede al consiglio, al dirigente, agli organi di controllo di avere delle delimitazioni in merito, ma nell'interesse di tutti, non di una parte. Quindi, siccome io ritengo che le riflessioni fatte siano, come dire, da approfondire, ritengo anche condivisibile la richiesta di rinvio fatta dal consigliere Fuscio, la quale, insomma, in buona sostanza non chiede altro di indicare la possibilità di approfondire queste questioni e eventualmente avere dei tempi per pronunciarsi in assenso. Grazie. Allora, abbiamo già raccolto la richiesta del consigliere Fuscio, ma formalizzata, quindi non la prima. Allora, se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta di rinvio di tutti i suoi capi, circolata, c'è qualcuno che vuole intervenire? Allora, prima di passare al presidente della vostra lettura, però al consigliere del prete. Presidente, solo una precisazione, siccome sono state alcune precisazioni fatte di quello di parola del consigliere. In realtà agli atti del Consiglio, quindi del CD, se è il caso unico, ma ho ritrovato il bilancio del 2008 di Casa del Mondo, quindi agli atti c'era questa cosa, punto 1 per il CD, quindi non so se è il caso unico, anche gli altri consiglieri l'hanno avuto, quindi penso sia la copia unica per tutti, quindi agli atti del Consiglio oggi c'era il punto 2 del 2008 di Casa del Mondo. Un'altra precisazione che volevo fare per quanto riguarda il discorso del CPRP che sollevava Adriano, ovviamente, in realtà questa questione è stata già sviscerata, quando lui dice che gli altri sono trasmessi in trasmessi, noi abbiamo già un'ordinanza del TAR che anche su questa questione ci dice che il suo, la dicitura è, ha già verificato gli organi, gli equilibri di bilancio dell'ente sono perfettamente regolati sotto il profilo giuridico contabile, che regola la normativa vigente nel settore. Quindi, anche dell'assegnato Cogliani, quindi anche io proprio questo senso di terrorismo in alcune affermazioni, credo che attualmente possiamo dire che il bilancio è regolare e non è falsato, anche perché quando si parla di eventuali o di richieste da parte del cimitero di 800 milioni o quanto siano, noi non possiamo, di fronte a qualsiasi richiesta, modulare il nostro bilancio. Laddove questo dovesse essere delle sentenze eseguite, allora dovremmo a quel punto provvedere con l'equilibrio e l'esercito del bilancio, ma non di fronte a qualsiasi richiesta, mentre come in favore di Casolino riceve direttamente le richieste da parte di chi che sia può procurare il bilancio in caso di queste richieste. Grazie. Allora, mentre in votazione la proposta di rinvio del nuovo giudicatore, il consigliere Vede, il consigliere Rosso Angelo e il consigliere Fuscio, di rinvio formale al consigliere Fuscio, chi resta seduto approva la proposta, chi si alza non approva la proposta. Allora, il rinvio non passa a maggioranza, quindi la seduta continua. Passo alla votazione, quindi la facciamo da quello nominale, sul capo di ordine del giorno. Siamo sul capo 2 a quello del giorno. Abbiamo, è stato fatto di più, è stato bruciato la maggioranza, passiamo alla votazione del capo 2 a quello nominale. Quindi non si può consigliere. Allora, per dichiarazione potete fare anche la dichiarazione.